Ecco, questo è un modo di intendere e di volere il trilobo che ha molto senso, perché ecco, avvicinerei un attimo. Il trilobo visto così, abbasserei un pochino, con diciamo in filigrana il biscione e lo scudo crociato, allora assume tutto un altro senso, tutto un altro significato, perché così non viene dimezzato o tagliato il biscione e lo scudo, perché il biscione e lo scudo tagliati danno l'idea di incompiuto, sembrano quelle borse di quelle marche che tagliano un logo a metà, che sanno di economico, di triste. Questo è un marchio importante, una storia importante. Una storia importante. Devo dire che poi per contro mi piace molto anche il marchio bidimensionale, il nero, il bicolore, basta. Ecco, così è molto fine, molto elegante, perché solo sulle versioni sportive ha senso, va bene. Sulle versioni tradizionali no, ma questa era una divisione già esistente prima di Stellantis, diciamo. Per cui questa modifica qui, questa reinterpretazione del trilobo invece è molto bella. Questa, ok, il contrario della ex Milano, che a quanto pare, poi ne vedremo comunque in giro, in mano ai noleggi e tutto quanto, ma ex Milano ha questo muso che non è risolto.